Vanni Valente. Buonasera Vanni. Buonasera a voi. Dovete sapere che Vanni fa compravendita immobili negli Stati Uniti, quindi amici che ci state seguendo sui social e voi radioascoltatori, tenete bene le orecchie aperte se aveste voglia di farvi un viaggetto al di là del nostro continente. Dimmi un po', Vanni, come hai iniziato questo lavoro? Sì, beh, il lavoro è iniziato ormai nel 2011. Anni fa, durante un viaggio, era un viaggio per imparare l'inglese, migliorarselo, e da lì è iniziato, diciamo, siamo nati come studio di progettazione, è nata la nostra voglia di informarsi sul mercato americano, e da lì abbiamo iniziato all'inizio a fare le nostre prime operazioni immobiliari. Ormai sono da 5-6 anni che facciamo questo in modo continuativo. Ma perché vi siete soffermati proprio negli Stati Uniti? Li penso un po' e piacere, un po' per puro caso. Avevamo dei contatti negli Stati Uniti, soprattutto tra la Florida e la Georgia, e lì siamo andati a finire, dove un po' i contatti ci hanno portato. Ma qui in Italia sarebbe più difficile fare questo tipo di lavoro? Sì, è un lavoro diverso. Qui in Italia c'è una certa complessità, tutti la conoscono nel mercato immobiliare italiano, negli Stati Uniti è diverso. A volte dicono non è meglio o peggio, è diverso, è un mondo diverso. E ce la spieghi un po' questa differenza? Ti metto in difficoltà se ti faccio questa domanda. Diciamo che la differenza è più, diciamo, nella velocità di quello che può essere la classica ristrutturazione o operazione immobiliare, dovuta al vantaggio che ti danno le normative americane, che quindi sono più precise, più veloci, e quindi la risposta, diciamo, dagli uffici stessi sono più veloci, e questo permette a noi di fare ristrutturazioni molto più veloci del normale. Questa, diciamo, è una delle caratteristiche che ci piacciono e ci vogliono fare immobiliare. Certamente, ma nel fare compravendita ci dici un po', quando il cliente viene da voi e dice guarda, avrei interesse nel comprare, ristrutturare, non lo so, andare in una casa nuova, qual è un po' l'iter da seguire? Sì, beh, diciamo, noi abbiamo un sito web, sito web dove all'interno si scopre un po' tutto il mondo Stati Uniti. Quindi da un po' delle curiosità anche il settore immobiliare, e lì è un primo approccio. Prima si conosce, diciamo, attraverso il sito, e dopo lì ci sono vari modi per contattarci, quindi tramite mail, tramite telefono, e vediamo le esigenze, diciamo, del cliente, di cosa ha bisogno, di che immobile ha bisogno, di cosa vuole fare, quali sono i suoi obiettivi, cosa ha intenzione di fare in futuro, e da queste basi partiamo per vedere assieme cosa si può fare negli Stati Uniti. Dai, facci un esempio concreto magari a cui hai lavorato ultimamente. Sì, beh, cioè, ci sono delle operazioni immobiliari che abbiamo messo anche online. Ci divertiamo a mettere nomi originali, quindi si chiama Pantera Rosa, perché era inizialmente il ricco colore rosa. Ci piaceva perché non la compra nessuno se è rosa. Noi l'abbiamo comprata, l'abbiamo ristrutturata proprio come si vede in TV, Fratellini Affari, vari programmi e via, e poi l'abbiamo messa in vendita e si vedono proprio tutte le fasi. Un po', io dico sempre, cercando di mettere all'interno un po' di quel gusto italiano che noi abbiamo sempre, e quindi cerchiamo di mettere quel tocco che fanno un po' gli immobili americani più belli di quelli che di media ci auguriamo noi si possa trovare in giro anche là. Certamente, ma avete un tipo di clientela italiana oppure appunto statunitense? Sì, più clientela italiana. Ora che siamo negli Stati Uniti da tanto, comunque abbiamo anche della clientela del posto, quindi sia italoamericani che lavorano nel posto, anche americani, o spesso io tendo anche europei. Ci troviamo affini come cultura, quindi abbiamo vari clienti francesi, inglesi, che chiedono il nostro tipo di consulenza. E che zone bazzicate principalmente? Sì, beh, Georgia, Florida, e Florida siamo spesso, abbiamo un viaggio che parte qua il 7 novembre, diciamo, quindi atterriamo a Miami, facciamo 2 giorni a Miami, ci spostiamo a Tampa, Orlando, però Florida soprattutto, un po' Georgia, Atlanta, queste sono le due zone, che anche zone piacevoli. Beh, direi proprio di sì. I vostri viaggi di lavoro penso vi facciano proprio peccato andare a organizzarli. Sì, no, in realtà ci giochiamo su questo, diciamo che
è difficoltoso, no? Cioè è sempre un lavoro, perché abbiamo gli stessi problemi di qua, solo che li abbiamo in inglese su un'altra cultura. Però andare coi clienti si vive come un viaggio, quindi è bello anche noi avere persone che vengono su negli Stati Uniti con noi a scoprire questo mondo. Beh, quindi organizzate il viaggio per voi e per loro? Sì, sono organizzati insieme, noi diamo le date in cui siamo su, e anche nel prossimo viaggio abbiamo divisi durante tutto il periodo che siamo su diversi clienti che vengono su con noi, in cui andiamo sia a vedere immobili sia anche proprio la chiacchierata, la mangiata fuori insieme e via, quindi è proprio un mondo che si entra un po' per in modo divertente, piacevole, cerchiamo di entrare, di conoscere a fondo una realtà così, certo, interessante come gli Stati Uniti. E quanto tempo vi va via per fare questa cosa? Beh, noi siamo, i viaggi durano dalle 3 settimane alle 5-6 settimane, e ne facciamo di norma 2-3 all'anno, di norma 2, ecco, questa è un po' la media, con... sì, così. Beh, vi fate la doppia vacanza, diciamo, estate-inverno, la mettiamo così. Sì, di solito non andiamo via in estate ce la facciamo qua in Italia, perché abbiamo bei posti, però diciamo la primavera o l'autunno ci piace farlo. Se i miei clienti, diciamo, in qualche altro posto. Se si può, perché dire perché di no? No? Avete bisogno di collaboratori? Vengo anch'io, cioè, non so, sfrutto l'occasione, sfrutto la palla al balzo. Sì, sì. Non so fare niente, magari farò da speaker lì con voi, non lo so, però qualcosa, dai, mi invento. Va bene, Vanni, se hai piacere adesso vado a dare qualche vostro numero. Sì. In maniera che vi possano trovare in Corso Mazzini 10 a Marostica, sì, in provincia di Vicenza. Sì. Su Facebook ti possono trovare come Vanni Valente, e mi raccomando, amici che ci state guardando, continuate a vederlo anche su Radio Venezia Live Social. Sì. Possono visitare il sito web www.vannivalente.com, oppure possono scrivere una mail a info@vannivalente.com. Ma Vanni, ci dicevi appunto che nel sito possono trovare... Sì, un po' tutto, possono trovare quello che facciamo, possono trovare chi siamo noi, possono anche seguirci in questo viaggio, quindi è interessante, diciamo, per quello. Fantastico. Vanni, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi ai nostri microfoni e per averci portato un po' un'aria statunitense. Grazie.